l'introduzione del giudice. No, vabbè, non fa niente. Oggi dalle Filippine ci prende male. Però, cari fratelli e sorelle, noi tutti quanti perché ci siamo qui. Cari fratelli. Cari noi. Questi. Cari noi, quelli. Da lasciare. Per i nostri congiunti, per i nostri disgiunti. Diciamo una parola di bene, dai, forza. Una parola di bene, andate tutti molto lisci dove dovete andare. Per tutti quelli che si premettono delle corna, per quelli fanno famiglia e non sanno cosa si piglia, preghiamo. Se avete tante responsabilità, mi raccomando, non ve le dimenticate. Per tutti quelli possiamo dire una parola che domani vanno a Caprarola, preghiamo. E ricordate che lunga la strada, stretta la via, ogni capra te porta via. E arriva a via. Per quanto riguarda il venerdì prossimo per i fratelli Massimo, Sergio, Claudio, preghiamo. Preghiamo. Affinché loro ci possano essere vicini a noi, nel nostro suono, nel nostro modo. Preghiamo per i fratelli Claudio, Massimo, i miracoli forse dicono che Gesù Cristo l'ha fatti, ma... preghiamo per la loro via, la nuova loro rettitudine. Sì, sì. Speriamo che non si schiantano sulla preghiamo per la rettitudine, che vuol dire che mettiti retto, mettiti dritto e datti anche un'accordata tra nord e sud, mettiti bene. Per i fratelli Massimo, Sergio e Claudio auguriamo a loro un buon studio, che il Signore porti a loro dei benefici col banchetto e nel banchetto. Per il premio Bancarella auguriamo ai fratelli Sergio, Claudio e Massimo il primo premio. Per il premio. Il premio commercio a cielo aperto. Cari signori, ognuno della vita sua fa quello. Cari signori, ognuno della vita sua, dice io, Sergio, ognuno fa quello che gli piace. Auguro io, che siano tutti soddisfatti della propria vita. Ognuno come auguro che siano tutti soddisfatti della propria vita. Il fratello Claudio vedo che lui rumoreggia. Bisogna essere soddisfatti. Bisogna. Bisogna. Ha bisogno. Ha bisogno. C'è bisogno. C'è bisogno. Ci abbiamo molto bisogno. C'è bisogno. Caschi, stare bene. Dritti e salute. Il fratello Massimo con l'iPhone 6, io dico a lui, fratello, non pensare che sia la felicità l'iPhone 6. Cerca in te stesso quello che sei e non nel sei. Non quello che sei. Cerca quello che sei e non quello che sei a te. Ecco. Io non ce l'ho. Questo. No, fratello, l'abbiamo visto prima. Dopo delle immagini per tutti quanti da visionare. E comunque ha ragione. Cerca in te stesso la felicità. Tu cerchi nella perdizione. Nelle mignotte. No, non parliamo male delle mignotte, per favore. Adesso le tassiamo. Che sono veramente delle sante. Reggono gli equilibri della società. Reggono quegli stronzi che ci vanno. Nella perdizione, nell'lussuria. Preghiamo per il fratello Massimo. Sono delle poveracce. Si dà nella lussuria, lo vediamo. La lussuria dell'iPhone. Qualcuno è poveraccia perché la trattano male, la massacrano, la bruciano. Qualcun'altra magari ci gli piace pure. Cioè, nel senso, gli piace perché ha capito come usarla. Fratelli, brindiamo. Ascoltiamo. E comunque aveva ragione il fratello Fabio. L'importante è la memoria analogica, non digitale, però quella digitale ci può essere utile, sempre comoda. Però poi, quando andiamo da un'altra parte, quella digitale resta qua. Quella analogica si va se là, bambolati, cioè, senza la memoria a dove casa si va. Io propongo un brindisi, lo riporto a casa. Sì. Grazie.
No, io guidavo. Fratelli, beviamo. Beviamo, fratelli, beviamo. Almeno uno invece beviamo. Aspetta. Sto a parlare vuoto perché aspetto la memoria. Porca no, troia. No, è accesa. Ah, è accesa la memoria. Bene, bene. Non mi fa fare la fine di al 2001. Che al 2001, 2001, al. Al. No, ma al. Al. Fratelli. Al. Ah, il computer che porta. Occhio che se te spruzza il computer di il computer di Stanley Kubrick. Ah, Odissea. Non mi fate fare un'Odissea senza il cervello, Al. No, meglio gli altri primi. No, un'altra volta. Conserviamoci l'ebbrezza per tempi migliori. Che comunque sono questi. Ah, sono questi quelli migliori. Questi sono i migliori che ci abbiamo ora. Questo è il meglio. Anzi, questi sono gli unici tempi che abbiamo. Quindi sono i migliori. Poi comunque c'è sempre un martello da tirare addosso al grillo. Al grillo? Parlante. Che poi se tu lo schiacci addosso al muro quello poi per lui non parla, però è così, il suo spirito resta però in aria, torna, in così, torna, torna e riparla con due teste, torna e torna due volte. Non schiacciate il grillo, per carità, il grillo è torto sempre. Il grillo, e lo sai come fa il grillo? Stai registrando, ok. Il grillo fa cri cri, come mi chiamo io? Cri cri. Perché fai cri 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 cri? Cri. Ah, Cristiano. Tra. Cri, cri. Tro. Cristiano cri cri. Quello sfiammava tutto, mi sa che è stato saltare gli spazi, io si è staccato qui. Fa un giro poi. Spengo, eh.